Come rispondi? Rispondi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche quando fuori piove. Oggi parleremo delle prime recensioni di Ratchet & Clank, dei 10 anni di un episodio di Zelda che molti di voi non conoscono e dell'ultimo aggiornamento di Nintendo Switch, ma non solo. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a supportare il canale con un piccolo gesto, lasciando un like, iscrivendovi, attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social, Instagram in particolare. Non vi basta? Beh, c'è sempre Ko-fi con i suoi caffè virtuali e i memini in HD. State attenti, eh! Partiamo con una notizia un po' triste, almeno per i vecchiardi come me. Il remake di Prince of Persia, Le Sabbie del Tempo, non sarà presente all'E3 2021. L'atteso remake ad opera di Ubisoft non sarà mostrato durante l'Ubisoft Forward, previsto per questo sabato alle ore 21. Il team di sviluppo ha rilasciato un comunicato dove dichiara che i lavori stanno procedendo per il verso giusto, ma è ancora troppo presto per mostrare il titolo previsto per il 2022. O meglio, bisognerebbe dire, mostrare di nuovo il titolo, perché il reveal effettivo del remake di Prince of Persia è già avvenuto, ma non ha di certo lasciato il segno, anzi, ha costretto Ubisoft a correre ai ripari. Speriamo che il progetto alla fine esca degno del nome che porta, essendo il remake delle Sabbie del Tempo uno degli action in terza persona che più hanno segnato la generazione di PlayStation 2, GameCube e Xbox. Proseguendo, vi segnalo che assolutamente bisognerà tenere d'occhio anche la conferenza PC Gaming Show, prevista per il 13 giugno alle ore 22.30. Nei 90 minuti di stream, oltre ad annunci, teaser e interviste, la redazione di PC Gamer ha fatto sapere che sarà presente anche Valve con un annuncio relativo a Steam, che si è giunto al momento di scoprire qualcosa di più su Steam Pal, la console che farà da diretta concorrente a Nintendo Switch. Ovviamente seguiremo anche questo appuntamento insieme per una bella live poraccia. E in chiusura di questo breve segmento introduttivo vi segnalo che c'è un piccolo aggiornamento riguardante una notizia di ieri, ovvero il possibile approdo di Scarlet Nexus sul Game Pass. Un rappresentante di Bandai Namco avrebbe smentito prontamente il rumor dichiarando: "Non abbiamo piani di portare Scarlet Nexus sul Pass al momento e siamo emozionati per il suo lancio su tutte le piattaforme, previsto per il 25 giugno. Effettivamente un annuncio del genere comprometterebbe in modo netto le vendite su hardware non Microsoft ed è comprensibile la voglia di Bandai Namco di smentire un rumor del genere. Però non so se non è proprio nell'immediato futuro, secondo me prima o poi vedremo Scarlet Nexus sul Pass." Ebbene poracci, passiamo alle notizie del giorno. Sono finalmente uscite le prime recensioni di Ratchet & Clank Rift Apart, prima attesissima esclusiva di peso per questo 2021 di PlayStation 5. Ma purtroppo l'accoglienza della critica è stata leggermente più fredda di quello che mi sarei aspettato. Sebbene il gioco sia un vero e proprio spettacolo da vedere, tutta la critica concorda nel ritenere Rift Apart un titolo eccessivamente conservativo che sul fronte del gameplay non prende alcun rischio, decidendo di non innovare una formula ludica collaudata, ma ormai anche un po' stantia. Se devo essere sincero, dall'ultimo State of Play dedicato al gioco avevo iniziato ad avere questa sensazione che l'innovativa meccanica degli squarci dimensionali non sarebbe stata sfruttata a dovere e sarebbe rimasta un'idea interessante ma dal potenziale inespresso, e purtroppo sembra proprio essere così. I rapidi tempi di caricamento e la capacità computazionale di PS5 non vengono integrati a dovere nel gameplay, confezionando alla fine quello che è un prodotto valido, ma meno dirompente di quanto sarebbe lecito aspettarsi da un'esclusiva così importante. Che poi, se vogliamo dirla tutta, avendo giocato recentemente al capitolo del 2016, tutte queste criticità erano già belle che evidenti nel reboot per PlayStation 4, su cui però erano state investite molte meno aspettative. Un vero peccato, anche perché la scelta di ritirare fuori universi narrativi, come quello di Sunset Overdrive, Sly Cooper, magari anticipando dei ritorni in grande stile su PS5, e anche altre esclusive PlayStation, mi aveva galvanizzato non poco. La domanda però è sempre la stessa, anche se c'è il vuoto cosmico intorno. Chi è disposto a spendere 80 euro per un gioco bello, ma non un capolavoro? Come seconda notizia ho scelto di ricordare un compleanno molto importante. Il 10° anniversario dell'episodio di The Legend of Zelda
che nessuno ha giocato. Correva il 2011 quando Nintendo scelse l'E3 come palco per presentare il suo hardware next gen, ovvero la Wii U, una macchina che prometteva molto, anche se non era del tutto chiaro cosa, e che in primis segnava l'entrata nel gaming in HD di Nintendo. Alla fiera, per dimostrare le capacità tecniche della console, l'azienda di Kyoto mise a disposizione del pubblico un filmato interattivo basato su The Legend of Zelda. La Zelda HD Experience si mostrava con una grafica a spaccamascella, almeno per l'epoca, e una direzione artistica dai toni cupi e dark, inscenando una battaglia tra Link e Armogoma. Tramite il paddone era possibile cambiare l'illuminazione della scena, dove visualizzare il filmato e anche cambiare le inquadrature. Purtroppo si trattò di una demo tecnica pensata per il momento e non sfociò mai in un progetto concreto. All'epoca l'ultimo Zelda uscito era Twilight Princess, con cui la HD Experience condivideva l'estetica, e da lì a poco sarebbe stato raggiunto da Skyward Sword. Insomma, pensate a questo interessante parallelo. Mentre Skyward Sword sta per fare il suo ritorno in HD, siamo tutti in attesa del nuovo Zelda, quel seguito di Breath of the Wild che dal trailer di presentazione sembra proprio ricalcare questo tipo di atmosfere. E il tutto, proprio come nel 2011 con il Wii U, potrebbe essere legato all'annuncio di un nuovo hardware. Poracci, non so voi, ma io per Zelda ho grandi aspettative già per l'E3 del 15 giugno. Voi cosa vi aspettate? Conoscevate la Zelda HD Experience? E per chiudere la puntata di oggi è giusto segnalare che il firmware di Switch si è aggiornato alla versione 12.0.3. Si tratta di un update minore, quindi inutile aspettarsi qualche stravolgimento. Eppure, come abbiamo visto in passato, i data miner riescono a ricavare informazioni preziose anche nei più microscopici cambiamenti. Purtroppo però non è questo il caso. Se nelle precedenti patch sembrava che Nintendo stesse preparando il terreno per un supporto concreto al Bluetooth e addirittura avesse disseminato le linee di codice con riferimenti a una nuova revisione hardware, con la 12.0.3 non c'è nulla di rivoluzionario da segnalare. Si tratta di una stability fix a tutti gli effetti. Le patch notes recitano un generico miglioramenti alla stabilità generale di sistema per migliorare l'esperienza utente, mentre i data miner confermano l'accento su cambiamenti di poco conto, tra cui l'aggiornamento delle parole vietate. Anche in questo caso però io mi aspetto degli aggiornamenti interessanti durante le 3. Settembre è dietro le porte ed è il mese in cui molti abbonamenti a Nintendo Switch Online scadranno. L'azienda di Kyoto deve apportare qualche modifica radicale per invogliare l'utenza a rimanere e credo che un annuncio importante sia dietro l'angolo. Magari, chissà, l'espansione del catalogo dei giochi gratuiti con l'inclusione del Game Boy o del Nintendo 64, o delle novità importanti per quanto riguarda l'infrastruttura online. Insomma, dai, la speranza è l'ultima a morire. Nel sondaggione di oggi vi ho chiesto quanto siete in hype per l'E3 2021 e quali eventi seguirete in live. Essendo questo un covo di Nintendari poracci, tanti di voi sono interessati esclusivamente al Nintendo Direct, ma altrettanti, e anzi anche un pochino di più, sceglieranno di tenersi informati recuperando tutti gli annunci fatti in un secondo momento. Bravo! State molto attenti perché questi giorni ci saranno parecchi annunci che, vuoi o non vuoi, andranno a influire sulla direzione generale del mercato. Un annuncio come l'ipotetica rivale di Switch durante il PC Gaming Show è un evento che dovrebbe interessare tutti, soprattutto l'utenza Nintendo Switch. Ovviamente, poracci, io seguirò tutte queste conferenze qui dal vivo su YouTube e mi farebbe molto piacere se voi decideste di seguirle insieme a me. Insomma, sarà una bella occasione per passare del tempo insieme. Tempo di qualità, tempo poraccio. Intanto va, mi raccomando, state sempre allerta per il prossimo sondaggione e ricordatevi di seguirmi anche su Instagram, dove ho pubblicato il calendario quasi completo di tutti gli appuntamenti. E questo era tutto per oggi, miei cari poracci. Vi aspetto nei commenti per discutere assieme di tutte le notizie del giorno e come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video. Io sono il Poro Ratchet. Michele Experience, ciao!